Francesco di Techismi. Ho aggiornato iOS, vedete, eccolo qua, ad iOS 16.4 un altro giorno, anzi ieri sera, e adesso ho caricato le impostazioni. Sto aprendo qualche applicazione, noto qua che problema. L'evento Necone è trasparente, eccoli qua. Vedete, ho aperto Twitter e non lo trovo neanche, vedete. Questo è un buggettino di iOS ultimo. Vedete, cioè Twitter qua non lo trovo. Se lo riapro poi lo ricarica. Adesso provo a richiudere il trittico di app. Adesso qua non lo sta facendo. Provo ad andare ad aprire anche le impostazioni. Vediamo se riusciamo a replicarlo di nuovo. Adesso sembrerebbe non sia presente, infatti non è legato a nessuna applicazione di sorta. Andiamo a riaprire un'altra app. Come vedete, non sembra legata a un'app specifica. Per esempio, qua adesso vedo sono tipo Feedly, è trasparente, non mi permette neanche di selezionarlo. Sembra un buggettino stranissimo, cioè non si presenta sempre con un nesso logico e con altre app, quindi non capisco veramente. Adesso queste si stanno tutte aprendo, vedete qui c'è l'app foto che è aperta, però è trasparente. Io clicco, aprirò Google invece foto, quindi è molto molto strano. Voi ce l'avete? Non lo so, scrivete qui nei commenti.